Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9.06, bentornati a Radio Anch'io. Poco fa Giovanni ci ha mandato il seguente sms: all'Aisel morì anche la mia passione per il calcio. Ero uno juventino di 11 anni, non ho mai più guardato una partita con lo stesso spirito. Mi chiesi come si potesse morire di calcio e ancora oggi me lo domando. E devo dire che sul tema del ricordo di quello che è accaduto 30 anni fa, poi noi di Radio 1 stiamo cercando di dare più voci possibili, più sguardi possibili, anche di fornire delle analisi utili sul dopo Aisel, cioè quello che è stato fatto dal punto di vista legislativo, e stamani stesso a Radio Anch'io nella prima mezz'ora ricorderemo quella giornata, ma poi nella seconda proveremo a capire quali leggi sono state poi approvate, come sono cambiati gli stadi, come è cambiata la gestione della sicurezza, che cosa manca ancora nel nostro sistema appunto di gestione di grandi eventi sportivi. I nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms, poi 335-699-2639 per i vostri WhatsApp, anche WhatsApp audio con firma in testa o in coda, radioanchio@rai.it per i messaggi di posta elettronica, il nostro account su Twitter che è Radio Anch'io, il nostro profilo sui social network. Ma che cosa accadde il 29 maggio del 1985? Ha ricostruito per noi quella serata Alessandro Forlani. Radio Anch'io. Quando alle 20.10 inizia in Eurovisione la diretta di Juventus-Liverpool, 38 tifosi juventini sono già morti, schiacciati dall'assalto degli hooligan. Un 39esimo morirà 3 mesi dopo per le ferite. Per un'ora le televisioni rimandano le immagini di un terreno di gioco invaso da gente atterrita e presidiato dalla polizia a cavallo. Poi alle 9 la voce di Bruno Pizzul da seria si fa sgomenta. E ora purtroppo è una notizia che debbo dare, perché è ufficiale, viene dall'UEFA, ci sono 36 morti, e per una partita di calcio. Tre i fattori della tragedia, tutti imputabili agli organizzatori: aver scelto uno stadio che cade a pezzi, aver venduto 15.000 biglietti in più della capienza e soprattutto aver messo 22.000 inglesi schiacciati come sardine di fianco non agli ultras juventini, ma a 6.000 tifosi della domenica, famiglie e bambini, a dividerli soltanto 5 poliziotti e una rete da pollaio. Alle 19.08 gli inglesi attaccano, gli italiani, presi dal panico, scappano verso il fondo degli spalti, calpestandosi tra loro, finché la pressione fa cadere il muro. Decine di persone precipitano nel vuoto. Inglesi animali! Bastardi! Assassini! Bastardi assassini! Alle 9 però Bruno Pizzul ha da fare un'altra comunicazione ufficiale. Mentre un'altra notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà. La partita comincia alle 21.49 in un'atmosfera che Enrico Ameri descrive così. Intanto un altro ferito sta abbandonando in questo momento lo stadio, portato dai soliti infermieri che sorreggono la barretta. La Juventus passa su un rigore fantasma all'11° del secondo tempo. Calcio di rigore, Platini. Gol. Il risultato non cambia e i bianconeri vincono la loro prima Coppa dei Campioni. Il giorno dopo però il mondo scoprirà i crudi dettagli della verità. Mentre nello stadio i tifosi cantano, fuori i sanitari aprono la trachea ai moribondi per cercare di farli respirare. Uno dei tanti morti per asfissia fu il medico Roberto Lorentini. Si era salvato ma è tornato indietro per aiutare un bambino di 11 anni. Il padre, Otello Lorentini, scomparso nel 2013, ha cercato di mantenere viva la memoria del disastro con l'associazione Familiari delle Vittime. Qua, mentre gli faceva bocca a bocca. E l'hanno schiacciato insieme a lui e al bambino e al padre del bambino. In retroscena dicono che i dirigenti UEFA abbiano obbligato le squadre a giocare per placare gli animi del pubblico. Il fine, insomma, giustificava i mezzi. Michel Platini dirà che quando l'acrobata cade e muore
entrano in scena i clown e i clown fanno festa, come fu per i giocatori della Juve accusati di aver ceduto. Forse però erano soltanto esseri umani. Era Marco Tardelli quello del grido di trionfo al Bernabeu ed era Tardelli quello dell'Eisel. I tifosi ci avevano chiamato sotto la curva e ci siamo andati e in quel momento probabilmente sembrava giusto festeggiare, ma in questo momento chiedo scusa. Sono le 9:11, ci sono tanti messaggi, tanti ricordi di voi ascoltatori, anche tante mail, io cito per tutti Silvia d'Albissola, Carlo da Sesto, Antonio da Padova, Mario da Milano, tutte mail che peraltro sono arrivate nel pomeriggio di ieri e se volete poi ricevere in anteprima il tema del giorno dopo e scriverci qualche ora prima che inizi la trasmissione fatelo a radioanchio@rai.it, ma per discutere poi darò la parola a ascoltatori, alcuni sono già collegati e poi cercherò di leggere più sms, più mail possibile. Ma soprattutto ricordare ma anche ragionare sulle conseguenze di quello che accadde. Ci sono un giornalista e uno scrittore che sono assieme a noi adesso e che su quella giornata hanno scritto dei libri credo importanti. Francesco Caremani ha scritto l'unico libro ufficialmente riconosciuto dall'Associazione Familiari delle Vittime dell'Aisele, se volete leggerne un riassunto in sostanza sul Foglio di mercoledì 27 maggio c'è una pagina dura, amara, Aisele, la verità di una strage annunciata, amara anche su quello che accadde dopo l'Aisele. Caremani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. E saluto anche Mario Desiati, scrittore, che su quella notte ha scritto una sorta di memoriale, la notte dell'innocenza, Aisel 1985, memoria di una tragedia. Desiati aveva 8 anni, l'ascoltatore ci ha scritto poco fa, ne aveva 11 e devo dire fa abbastanza impressione leggere quello che scrive e nel ricordo di un bambino di 8 anni, nella testa di un bambino di 8 anni. Desiati, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Francesco Caremani, allora, il suo pezzo è durissimo, devo dire. Il suo libro è molto duro. Perché? È perché 39 persone non dovevano morire per una partita di calcio, perché l'UEFA ha scelto lo stadio sbagliato, come giustamente avete detto voi, perché il Belgio ha disorganizzato l'ordine pubblico per una finale importante di Coppa dei Campioni, come era la Juventus-Liverpool, perché, come avete giustamente detto, lì non ci devono essere i tifosi italiani e alla fine perché gli hooligans comunque hanno attaccato e hanno provocato la morte di 39 persone. C'è stato un processo, anche questo molto dimenticato, una sentenza che ha fatto giurisprudenza, perché l'UEFA nel 1985 prendeva l'81% dell'incasso, ma non era responsabile delle manifestazioni che organizzava, che insomma mi pare abbastanza ridicolo. Dopo la condanna, grazie a Otello Lorentini e all'Associazione dei Familiari delle Vittime Italiane, l'UEFA è divenuta responsabile. Se oggi si va alle finali con i biglietti nominativi, con il chip elettronico e in stadi di trovata sicurezza, non lo si deve all'illuminazione dell'UEFA o qualche mente illuminata del board del governo del calcio europeo, ma a Otello Lorentini. Anche questo purtroppo però è stato dimenticato. C'è un altro aspetto che forse è stato dimenticato, è quello che accadde in Inghilterra con gli hooligans, perché si attribuisce all'Aisel, si attribuisce a una decisione immediatamente consecutiva rispetto a quello che accade il 29 maggio dell'85, quando in realtà è dopo un'altra tragedia inglese che la Thatcher decise di muoversi, giusto Caremani? Giustissimo, perché chi non sa di Aisel dice dopo l'Aisel gli inglesi hanno cambiato il loro calcio, non è vero, è dopo Hillsborough che hanno cambiato il loro calcio, perché nei 4 anni che passano appunto dall'Aisel a Hillsborough gli inglesi sono arrabbiati perché le squadre sono squalificate dalle coppe, perché si chiede che quando vanno all'estero siano schedati e non riflettono. Hillsborough è figlia dell'Aisel purtroppo, infatti disorganizzazione, cattivo comportamento della polizia, altre persone innocenti che muoiono. Dopo Hillsborough l'Inghilterra cambia completamente il suo calcio, c'è stata dopo Hillsborough una volontà politica importante che in Italia è mancata. Ci sono tanti ricordi che arrivano dai nostri ascoltatori, ne leggo qualcuno. Alberto da Treviso, la polizia belga caricava gli italiani quasi per un pregiudizio, le autorità hanno ordinato di far sorvolare lo stadio dagli aerei da caccia, il collegamento internazionale non si è interrotto e ha continuato a trasmettere la partita, io l'ho seguita in piedi, in salotto, ogni tanto me ne andavo, il fallo su Boniek era fuori area, una specie di rigore dato per un malinteso senso di giustizia. Mario Desiati, so che è sempre insomma, il confine con la retorica, con quelle espressioni, il calcio assassinato, il calcio che cambiò, è, come appunto dicevo, molto sottile, si rischia anche qui di sovrastimare quello che accade, ma davvero però quel giorno qualcosa cambiò, Desiati, anche nella testa di un bambino di 8 anni che era juventino, lei è pugliese peraltro, Desiati. Sì, tra l'altro penso che è stato un evento anche dal punto di vista mediatico, sì, paragonabile probabilmente
per gli italiani a quello che fu Vernicino, cioè sì. Gli italiani parteciparono in diretta a una tragedia tra l'altro di proporzioni enormi e soprattutto questa partecipazione avvenne attraverso il racconto che fu veramente un racconto palpitante e commosso, che fu quello di Pizzul, sì, in televisione. Il più sobrio possibile, tra l'altro. Pazzesco, sì. Risentirlo oggi, i tempi con quale lui dà le notizie e soprattutto certi momenti veramente drammatici, quando si sentono la voce degli italiani che cercano di entrare nella cabina dove Pizzul sta facendo la cronaca di ciò che sta accadendo, e Pizzul in diretta dice: io non posso dirvi che voi siete vivi, a queste persone che bussano per far sapere ai loro familiari che si sono salvati, perché sennò metto nel panico migliaia di altre persone. E vivevamo la tragedia in diretta e il dissidio anche di un uomo che in quel momento era il dissidio di tutti gli italiani. Tra l'altro c'è sempre questo eterno tema, anche su questo gli ascoltatori sono molto severi: adesso non ricominciate con quella storia, la partita si doveva giocare, non si doveva giocare. Anche su questo Desiati lei cerca di introdurre delle parole di umanità più che di saggezza, credo, dire era difficile ragionare in quel momento, Desiati. Io penso che sia veramente molto difficile, io ho fatto una ricostruzione anche storica e letteraria di tanti altri episodi. Ho citato la storia delle distruzioni di Sebald, uno scrittore sì, tedesco grande, che è morto sì. nel 2001, grandissimo, che raccontava come accanto si svolgeva una pseudo-normalità durante i bombardamenti in Germania e come lo shock ti porti a fare delle cose che nessuno fino a due secondi prima mai penseresti di fare. Quello che secondo me è primario, insomma quello che poi sta facendo da tanti anni anche Caremani, che abbiamo appena sentito, è quello di mettere al centro del tema non l'elemento sportivo ma l'elemento umano, cioè il ricordo di queste vittime, che spesso, siccome sono morti in un evento sportivo, sembra che la loro vita, la loro morte pesi meno di chi invece è morto in un incidente automobilistico, un attentato terroristico. Dicono: vabbè, sono morti in un evento sportivo. No, quelle persone, come il caso anche che ho citato prima di Roberto Lorentini, che è morto da eroe, cioè una persona sì, che è tornata indietro sì. per salvare un bambino che ahimè anche lui è morto, queste persone sono una parte della nostra storia. E oggi chi va lì allo stadio Re Baldovino, che ha preso il posto dello stadio Aisele, è stato ricostruito nella stessa maniera quasi, cioè assomiglia molto, anche il colore. C'è a un certo punto davanti, accanto all'ingresso dello stadio, che è l'unica cosa rimasta identica e uguale allo stadio Aisele, c'è una targa ricordo in due lingue. In inglese e in francese, non c'è la lingua italiana. Questo è un segno che probabilmente questa tragedia è stata volutamente dimenticata anche da loro, anche dai belgi. Mario Desiati ha citato Roberto Lorentini, veramente un eroe civile e medaglia d'argento peraltro per quello che fece in quella notte. Oggi c'è un'intervista sul Fatto di Andrea Scanzi ad Andrea Lorentini, che oggi ha 33 anni, ne aveva uno e mezzo o due quando il padre morì quella sera, che è un'intervista amarissima anche qui, devo dire. Poi magari su questo chiederò una cosa a Francesco Caremani. Però un altro messaggio: mi chiamo Nicola, io conservo ancora a casa il tagliando d'ingresso integro, non c'era nessun controllo, una totale disorganizzazione. Antonio da Roma e poi Stefano dalla provincia di Livorno. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Il ricordo più triste di quell'evento allo stadio Aisele, dopo naturalmente i 39 morti, è stata l'incapacità di sospendere l'incontro per squallidi motivi commerciali. Però non credo fosse solo per quello. Antonio Desiati in parte l'ha spiegato: è molto difficile mettersi nei panni dei calciatori, degli organizzatori in un momento così. È vero, però bisogna saper prendere delle decisioni, e adesso pesano moltissimo però dopo tanto tempo. E da allora poi quei motivi, quei squallidi sono sempre più prevalenti nel calcio. Ne abbiamo prove fresche di giornata con il caso FIFA. Se l'attuale presidente Blatter sarà confermato, secondo me ci sarà un ulteriore declino e anche un rifiuto per questo sport, come abbiamo anche sentito da altri ascoltatori. Tra l'altro, Antonio, sì, questo intreccio in qualche caso perverso tra politica e calcio. Stefano, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Prego. Ci dica tutto, Stefano. Io, come ho scritto nell'SMS, vorrei portare una testimonianza che a ripensarci mi fa venire ancora i brividi. Io 30 anni fa mi trovavo a Torino per motivi di lavoro, ero in un albergo in centro della città
guardai la partita con la tragedia che era avvenuta a 30 secondi dal fischio della fine partita. Iniziarono caroselli di macchine con bandiere al verde e clacson che durarono fino all'una di notte. Volevo portare solo questa testimonianza, niente di più e niente di meno. Lascio a voi commenti. Tutto molto difficile da anche qui da io. C'è un lungo messaggio di Elvio da Iesi, non so se lo stiamo cercando come ascoltatore, ma io però lo stiamo cercando, però lo comincio a leggere perché è molto interessante. La necessità di sintesi mi obbliga a stressare i concetti. Uno, tragedia della disorganizzazione, peraltro nella ricostruzione di Alessandro Forlani emergeva con grande chiarezza, più che della violenza sportiva, inadeguato lo stadio, colpevolmente inefficace il servizio d'ordine, gli inglesi certo ubriachi, certo violenti, cercavano però uno spazio verso la curva Z, dal momento che quello loro assegnato in quella curva era insufficiente sia per quelli che entravano con biglietto sia per quelli che scavalcavano una ridicola barriera senza biglietto. Due, tragedia annunciata, un nostro amico, eravamo in quattro, tre in tribuna e uno nella Z. Dopo essere entrato nella curva Z, avendo avuto la consapevolezza di quel che poteva succedere, è uscito, ha barattato il proprio biglietto con un biglietto della curva Juve da un bagarino e si è allontanato. Tre, ultimo ma importante, per favore risparmiatemi la lezioncina di etica postuma dopo 30 anni sulla inopportunità di svolgere la partita. In quei drammatici momenti avevamo tutti la sensazione netta che l'inizio della partita avrebbe evitato una guerra a Bruxelles tra Italia e Inghilterra. Quattro, altro conto e l'esultanza post vittoria in tutto il viaggio di ritorno. Non siamo riusciti a dire una parola. A proposito degli inglesi, noi abbiamo cercato anche quel punto di vista e per capire come abbiano vissuto quella notte, che lezione ne abbiano tratto, soprattutto per la sicurezza. Alessandro Forlani ha sentito Brian Plumridge, che oggi fa il pubblicista e il copywriter a Liverpool e che allora, 19enne, era nella curva degli inglesi. Radio Anch'io. I went to that game because I wanted to see Liverpool win. Ero andato per il Liverpool, ma anche perché volevo vedere Platini, Boniek, Shirea. Ricordo di aver visto che alcuni tifosi inglesi sfondavano la debole recinzione e ricordo che la polizia non c'era. Le forze dell'ordine, anzi, cercavano di impedire agli juventini di salvarsi, rifugiandosi sul campo da gioco. La stragrande maggioranza dei tifosi del Liverpool era lì solo per vedere la partita. C'era però purtroppo una minoranza che ha deciso volontariamente di fare qualcosa di imperdonabile. Sugli spalti non ci siamo resi conto fino in fondo che era successo qualcosa di serio. Circolavano voci che ci fossero feriti e forse morti, ma allora non c'erano i telefonini e non avevamo nemmeno una radio. Quindi nessuno poteva verificare le notizie. Vedevamo però che gli scontri continuavano e penso che giocare la partita fu la decisione più sensata. Se le due tifoserie avessero abbandonato lo stadio insieme ci sarebbero stati incidenti più gravi. Alla fine della partita i giocatori del Liverpool vennero sotto la curva e a ripensarci fu poco rispettoso per i morti, ma credo che i calciatori, come me, non capissero bene cosa stava succedendo. Come vi siete sentiti invece il giorno dopo? Cose come queste cambiano per sempre il modo di vedere il calcio. Come cittadini di Liverpool ci siamo tutti vergognati. Quando sono arrivato a casa e ho potuto leggere il giornale, ho pensato che se solo fosse potuto servire a salvare una vita, avrei accettato che la squadra del Liverpool scomparisse per sempre, che il calcio sparisse. Il calcio inglese ha imparato molto dall'Eisel come anche dalla tragedia di Hillsborough di 4 anni dopo. Sono cambiate le leggi o è cambiata la mentalità delle persone? Credo che siano servite entrambe le cose. È servito che la polizia sia stata più intransigente verso gli hooligan, ma anche che negli stadi ci fosse la volontà unanime dei tifosi di isolare i violenti. Oggi negli stadi inglesi non ci sono barriere che dividano le tifoserie opposte o i tifosi dal campo. Eppure nessuno lancia monetine o altri oggetti in campo e non ci sono scontri. Chi va allo stadio sa che se si comporta male finisce subito in prigione. Fuori poi ci sono degli idioti che si accoltellano usando come pretesto il pallone. Purtroppo in tutte le grandi città, incluse quelle inglesi, ci sono fenomeni di violenza. È un problema sociale che non riguarda solo il calcio. Siamo in chiusura della seconda parte. Devo dire che ha sconcertato non pochi ascoltatori quanto ci ha raccontato Mario Desiati, ovvero sia che sul stadio Heysel c'è una targa non in italiano. Francesco Caremani, e nel suo libro, nel suo articolo, c'è un passaggio, anche qui lo dicevo, molto severo, nel quale lei dice è stata una lezione non imparata. Perché, Caremani?
Non è solo un'imparata, purtroppo, perché è stata una memoria mancata, cioè ancora si discute se giocare o meno la partita, non ho sentito anche di radioascoltatori. La partita giocata è l'unica decisione giusta di quella sera per evitare altre morti. Io possiedo una copia fotostatica proprio di un comunicato dell'UEFA che spiega appunto il perché giocare quella partita. E devo dire che apprezzo tantissimo la testimonianza di questi inglesi, perché gli inglesi se la sono raccontata diversa per tantissimi anni, invece hanno attaccato e hanno attaccato per fare del male. E il problema è proprio questo, cioè se non si rispettano, e degli altri ha detto delle parole importantissime su questo, ma le verità storico-processuali non si può fare una memoria compiuta, e senza una memoria compiuta purtroppo in Italia abbiamo una lezione non imparata, cioè per 30 anni si è continuato a morire in Italia, per fortuna, purtroppo, ma per fortuna con numeri molto inferiori dentro gli stadi, fuori dagli stadi, accanto agli stadi. È mancata una volontà politica, manca una volontà politica di dire signori, perché come giustamente dice l'inglese non è che la violenza l'abbiamo eliminata dalla società, abbiamo deciso però di toglierla dagli stadi, abbiamo deciso che gli stadi in Inghilterra non sono più la zona franca dove alcune persone, e non voglio dire ultra perché ci sono tanti ultra impegnati nel sociale che fanno cose molto belle e molto importanti, ma direi i fucking idiot alla pallotta, bene, fanno quello che gli pare. Ci vorrebbe una volontà politica per impedirglielo definitivamente. Tra l'altro noi ne ringraziamo molto Francesco Caremani, io ricordo il suo libro Aise, la verità di una strage annunciata. Noi di che cosa fare, di che cosa non è stato fatto parleremo soprattutto dalle 9:30 alle 10. Volevo chiudere questa parte con Mario Desiati, scrittore, anche perché credo sia... Mi colpisce molto quanto gli ascoltatori insistano sullo sguardo cambiato sul calcio e sul mondo del calcio da quella notte. Lei era un bambino, Desiati, quindi non so se a lei sia accaduto lo stesso processo psicologico. Io ho iniziato a seguire il calcio con l'Aisel, quindi il mio sguardo è viziato, diciamo, dalla nascita. E, per me però ho capito subito una cosa, che nel calcio si muovono altre pulsioni. Il calcio, come tutti i fenomeni umani, ha dentro di sé un ciclo vitale. C'è un prima, c'è un dopo, ci sono altre cose, c'è la politica, c'è l'economia, come ci ha insegnato la vicenda dell'Aisel, ci sono anche i rapporti familiari, come spesso fra generazioni diverse, un padre e un figlio, una madre e una figlia si trasmettono alcune cose attraverso il gioco, e il calcio è uno di questi. Quindi quando va trattato, secondo me va trattato sicuramente a volte con la giusta indignazione, altre volte con felicità e leggerezza, ma anche trattato non in maniera snobistica, approcciarci proprio a questo fenomeno che serve a capire anche la società in cui viviamo, è un riflesso della nostra società. Mario Desiati, Francesco Caremani, grazie per averci aiutato a leggere, a ricordare quella giornata, poi in parte lo faremo anche subito dopo il GR delle 9:30, nel quale tra l'altro cercheremo di capire come sia la normativa italiana e soprattutto discuteremo di un disegno di legge che vorrebbe inasprire le sanzioni e responsabilizzare di più le società sportive. 335-699-2949 per i vostri sms, 335-699-2639 per i vostri whatsapp e radioanchio@rai.it per i messaggi di posta elettronica. Stavo scorrendo le vostre mail, i vostri sms, insomma i vostri messaggi, i vostri post anche sui social network, di nuovo tornano sulla targa poco visibile, tra l'altro ci dice Giuseppe da Reggio Emilia che va spesso a Bruxelles come guida turistica e come la cattiva memoria anche dei belgi faccia sì che sia stata sostanzialmente rimossa quella giornata e quella serata, ma di queste cose torneremo a parlare anche perché stamane alle 10 c'è un ricordo proprio a Bruxelles, Bruno Ruffolo partirà da qui. Giornale Radio, ci risentiamo tra pochissimi minuti. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9:36, sono le 9:36, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Come vi dicevo poco fa, noi abbiamo dedicato soprattutto al ricordo la seconda parte di Radio Anch'io, al ricordo di quello che accadde 30 anni fa. Adesso vorremmo ragionare soprattutto sulle leggi che sono state fatte, sulle norme manchevoli, insomma sugli aspetti, ecco, sulla lezione non imparata, per rubare un'espressione a Francesco Caremani, che peraltro è ancora con noi. Si è aggiunto alla nostra conversazione Maurizio Crosetti, che credo che all'Aisel ebbe la sua prima esperienza da inviato, credo per tutto sport, adesso è inviato in Repubblica. Crosetti, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno, grazie per questo invito. Sì, in effetti fu una delle mie prime trasferte, sicuramente la prima importante all'estero, addirittura una finale di Coppa dei Campioni, andando là si pensava ovviamente tutti
di assistere a una partita di calcio, figuriamoci il giovane inviato, il ragazzino, 23 anni, che aspettative c'erano e che precipizio si spalancò di fronte a tutti noi, ma soprattutto di fronte a chi morì o venne ferito, segnato per sempre da quella sera. Sì, lei tra l'altro racconta che cosa significa, ecco, descrivere e raccontare per i giornali quello che accadde in un mondo, ora ce lo scordiamo facilmente, in cui non c'era nulla, non c'erano i telefonini, non c'erano i mezzi di comunicazione, quindi anche il panico delle persone che volevano comunicare e provavano a usare i giornalisti per dire sto bene, sto male, mi è morto un parente, un fratello, un amico, Crosetti. Sì, e questo segna davvero la distanza incredibile, epocale, tra quell'epoca e la nostra, e tra il modo di comunicare, il mondo direi di comunicare più che il modo, non esisteva internet, non esisteva comunicazione immediata, non esistevano nemmeno i telefoni portatili, sì forse i primissimi, ma insomma noi avevamo di tutto sport, ma tutti noi giornalisti in tribuna avevamo il cosiddetto telefono fisso, quello che peraltro c'era in tutte le case degli italiani, ed eravamo gli unici ad avere una linea preziosa per comunicare con l'Italia, e quindi i parenti delle vittime, ma anche quelli che a casa erano paralizzati dal terrore, non potevano assolutamente avere notizie di quello che stava accadendo e di chi fosse vivo oppure no, e noi avevamo queste mani che si protendevano con biglietti, con numeri di telefono, con richieste disperate, qualche telefonata la facemmo anche, però capirete, c'era prima da lavorare, lo stesso Bruno Pizzul, che era il telecronista di quella partita, ha ricordato che nella sua postazione entravano persone che chiedevano, ma che lui non poteva mica fare l'annuncio in diretta, accontentandone due ne avrebbe scontentati migliaia e comunque le notizie sarebbero state frammentarie. Noi abbiamo riascoltato tra l'altro la voce di Pizzul, aggiungo due cose, poi andiamo a Bruxelles, poi anche da Francesco Caremani, aggiungo un paio di... Oggi c'è un'intervista su Repubblica di Maurizio Crosetti a Thuram, che è bellissima, e ti dice anche che cosa il calcio può essere, e nel momento in cui di fronte a me scorrono i video dalla CNN, di Rai News, del TG di Sky, che hanno come notizia principale lo scandalo FIFA, quello che così viene definito, l'annullamento della conferenza stampa, Blatter che parla, l'intreccio fra calcio e politica, di cui abbiamo parlato tante volte anche a Radio 1, tante volte anche ieri pomeriggio, Emanuela Falcetti con Oliviero Bea, e che ci dice non tanto la centralità del calcio, ma anche quello che per molti ascoltatori è lo scandalo del calcio. Ma prima di provare a affrontare anche questo tassello, andiamo a Bruxelles, perché stamani comunque alle 10 qualche cosa accade. Bruno Ruffolo, il nostro corrispondente. Bruno, buongiorno. Buongiorno, allora io mi trovo in questo momento all'interno dello stadio, quello che una volta era lo stadio Eiffel, ora si chiama Re Baldovino, e siamo proprio di fronte alla tribuna, quella la celebre tribuna Z, e qui sono arrivate le delegazioni della Juventus, c'è anche Sergio Brio che è lo stopper della Juventus che era in campo quel 1985, molto commosso è apparso davanti a questa tribuna, ci ha raccontato che vedeva uscire dal campo, uscire i soccorsi e i feriti da una porta che ha indicato, molto commosso, ha detto purtroppo noi non capimmo esattamente dal campo i contorni della tragedia, e ha detto alla luce di quello che è accaduto 30 anni dopo ci rendiamo conto che effettivamente aver giocato quella partita fu un errore, ma ha detto l'UEFA, l'organizzazione sportiva disse alla Juventus e a Liverpool che sarebbe stato meglio giocare perché si rischiava ancora di più non giocando una partita con maggiori scontri, ma la commozione è veramente molta, ci sono molte delegazioni della Juventus, c'è anche Paolo Garimberti che è stato presidente della RAI, ma che ora è presidente del museo della Juventus, anche lui in rappresentanza della squadra, della società, e tutti hanno fatto notare l'incredibile coincidenza del fatto che questo trentennale avviene a pochi giorni da una nuova finale della Juventus in Coppa dei Campioni, un elemento molto particolare che ovviamente è di gioia per questo avvenimento sportivo, ma che ovviamente è in contrasto con il clima di oggi, che è un clima veramente di grande tristezza, con delle commemorazioni di grande intensità. Bruno, grazie. Bruno Ruffolo, nostro corrispondente a Bruxelles, aggiungo che
doverosamente sia l'account della Juventus sia l'account del Liverpool oggi sono dedicate a quel ricordo, a quello che accadde. Proviamo a fare un passo diverso, un passo in avanti, se così posso dire, cioè a parlare di quello, della lezione non imparata, delle leggi che sono state approvate in Inghilterra senz'altro, in parte in Italia, perché la violenza, io qui ho una stampata con l'elenco dei morti qui in Italia, negli stadi, per il calcio, e fa francamente impressione. Torno tra poco da Maurizio Crosetti, perché Francesco Caremani, giornalista, lo dicevo, autore di uno dei libri più preziosi su quella notte dell'Eisel, ha scritto delle pagine molto, molto crude, molto, molto amare. E a questo punto io a Caremani chiederei, ecco, che cosa dovremmo approvare di diverso dal punto di vista normativo per organizzare meglio tutto ciò che sta attorno al calcio. Francesco Caremani. Io più che approvare leggi, cioè qui c'è un problema di cultura sportiva e, ripeto, è un problema di governance, di volontà politica. Cioè questo è un paese dove la politica ha utilizzato le curve. In Inghilterra questo problema non l'hanno avuto. E quindi quando hanno deciso di togliere quelli che io definisco i fucking idiot, perché non li voglio confondere con gli altri ultra, questa è una distinzione che voglio fare in maniera netta, lo hanno fatto senza tanti problemi. Lo hanno fatto anche alzando il prezzo del biglietto. E non so se questo, per esempio, in Italia è antidemocratico, però questo è antidemocratico, però in Inghilterra appunto hanno preso una decisione e l'hanno fatto anche per un motivo molto semplice. Gli hooligans inglesi, a differenza ovviamente delle curve italiane, venivano da classi sociali ben distinte. In Italia la curva è sicuramente più disomogenea, e poi io non credo nemmeno sinceramente che si possa prendere un modello, noi siamo quelli dei modelli, no? Il modello tedesco, il modello inglese, il modello spagnolo, e innestarlo in Italia. Dovremmo avere un nostro modello, ma ci siamo persi 30 anni. E dopo 30 anni, secondo me, è veramente difficile e complicato pensare di recuperare. Qualcosa però dobbiamo fare, perché io non credo che sia normale che nella capitale d'Italia, per un derby, ci sono due ragazzi accoltellati all'addome. È evidente che abbiamo un grosso problema con il calcio, che ancora in Italia si rischia di morire o di farsi male andando allo stadio. E quindi c'è un problema, ma c'è un problema secondo me anche di cattivi rapporti fra la parte peggiore delle curve e i club. Sì, guardi, club, su questo Francesco, il club Caremani, ovviamente, e la governance politico-sportiva del nostro paese. Francesco Caremani, grazie per la sua presenza stamane a Radio Anch'io. Su questo volevo sentire anche Maurizio Crosetti, inviato di Repubblica. In questi anni non si è riusciti minimamente a trovare la distanza tra i violenti, i delinquenti e il resto del pubblico civile, che comunque rappresenta la stragrande maggioranza delle persone, no? E purtroppo molti stadi sono ancora ostaggio di questa violenza. Sono cambiate alcune strutture, alcuni impianti, questo sì. A Torino, per esempio, la Juventus si è data unica società in Italia uno stadio di proprietà, uno stadio sicuramente moderno, sicuro, ma non basta. Ecco, scusa Crosetti, questo credo sia importante per gli ascoltatori profani, insomma, non conoscono bene queste, perché uno stadio è decisivo anche per la sicurezza. I nuovi stadi sono da questo punto di vista più rassicuranti. Sì, oggi sarebbe quasi impossibile morire perché crolla un muro divisorio o una rete tra i settori e quindi una parte del pubblico schiaccia un'altra parte, dopodiché invece i rischi ci sono lo stesso, perché entrano nelle gradinate e nelle curve con qualunque oggetto, entrano coltelli, entrano bombe carta, lo abbiamo visto purtroppo molte volte quest'anno, però è quando il panico si scatena il rischio di essere schiacciati o di farsi molto male c'è sempre, però certo stadi più moderni limitano quello che fu uno dei grossi scandali della Eisel, cioè proprio la scelta dello stadio in inadeguatezza, mentre per quanto riguarda il dover giocare a tutti i costi e il dover far sì che lo spettacolo continui a rispetto della violenza, dei morti e anche degli scandali, in questo è giusto quello che dicevate prima, accostare due cose che sembrano in realtà molto lontane, ma non lo sono, perché se il calcio dopo 30 anni è ancora ostaggio o dei violenti da un lato o dei trafficoni, dei delinquenti, degli affaristi dall'altro, significa che
non sono stati prodotti anticorpi, significa che la deriva commerciale fa rispettare sempre la stessa macabra legge, cioè lo spettacolo ad ogni costo. E che quella sera lo spettacolo servì per ragioni di ordine pubblico, ma qualcuno poi l'ha confuso e continua a parlare di una vittoria sportiva legittima, non lo fu assolutamente. Crosetti, per essere molto pratici, tra l'altro ci ha raggiunto Stefano Candiani, vicegruppo senatori Lega Nord, perché vorremmo ci dicesse una parola su questo, e mi riferisco al disegno di legge bipartisan, si dice, cioè presentato dal centrodestra e dal centrosinistra, in particolare da un deputato del Partito Democratico, un deputato del PDL. Prevederebbe responsabilizzazione delle società sportive e inasprimento delle sanzioni. Si potrà entrare allo stadio in forma organizzata solo se si è parte di un'associazione. A suo avviso, Crosetti, sarebbero strumenti positivi? Ma il rischio è sempre quello di, come dire, di militarizzare gli stadi e quindi di cadere nell'eccesso opposto, ma di sicuro bisogna cominciare a impedire che entrino, cioè che lo stadio continui ad essere terra di nessuno, no? Sia per la possibilità di portare armi di ogni tipo nelle gradinate, nelle curve, e sia per l'impunità che di fatto poi caratterizza i colpevoli. Chi commette un reato dentro uno stadio sa che è ben diverso rispetto al commetterlo, per dire, per strada, in una piazza qualsiasi, in un qualsiasi luogo italiano, perché lì o non si viene identificati o si viene coperti dalla legge del branco, o non si viene sanzionati adeguatamente, perché anche il DASPO è in fondo falsolletico, no? Il divieto di non poter entrare in uno stadio, l'obbligo di firma, vengono quasi sempre elusi, e i colpevoli, come dire, quelli sottoposti a DASPO vanno ugualmente allo stadio e spesso sono anche recidivi e commettono reati anche più gravi. Quindi certo, bisogna partire da lì, ma bisogna soprattutto spezzare questa catena morbosa, che è anche una catena commerciale di ricatto, perché gli ultra spesso tengono stretto in pugno il club, perché o da un lato possono far comminare multe per la responsabilità oggettiva, il club può pagare, quindi è sotto ricatto, no, degli ultra, ossia perché è addirittura in affari con gli ultra, ora un po' meno per fortuna qualche anno, però lo diceva Caremani molto bene, indubbiamente sì. questo legame esiste ed è un'ipocrisia clamorosa. Maurizio Crosetti, inviato di Repubblica, se può resta qualche altro minuto con noi, e tra poco andremo da Stefano Candiani. Volevo farvi ascoltare un pezzo che è una sorta di preghiera laica, religiosa, non so come definirla, ma è senz'altro uno dei pezzi più belli di Jeff Buckley, è del 94, è Alleluia. I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the this floor, you know, I used to live alone before I knew you.
And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Alleluia, Jeff Buckley, 1994. Stefano Candiani, senatore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Lei ha fatto dichiarazione, tra l'altro è stato anche sindaco di Tradate, ha fatto dichiarazioni molto dure, ricordo, dopo le devastazioni dei tifosi del Feyenoord a Roma. Che posizione ha lei sulla, sulla normativa italiana su questo settore e soprattutto sulla normativa che vorrebbe approvare una parte tra maggioranza e opposizione? Tra l'altro è con noi Stefano Esposito, che è uno dei relatori del disegno di legge. Prego Candiani. Beh, mi permetti innanzitutto di essere molto d'accordo con quanto è stato appena detto, quindi che molto dello sport è stato nel tempo poi sacrificato ad aspetti commerciali, quindi perdendo anche quella forma collettiva, quella forma aggregativa positiva che invece dovrebbe sempre prevalere. E poi prendendo atto che negli anni le tifoserie, ma soprattutto non parlerei di tifoserie perché in maniera scorretta associare il tifoso in sé come una situazione violenta, alcune frange estreme che si insidiano nelle tifoserie hanno saputo colmare dei vuoti anche in termini di rispetto delle leggi, diventando poi sostanzialmente predominanti nel definire quando una partita deve essere giocata, quando una partita deve essere persa, e penso anche ai fatti proprio di malcostume e malavita che sono poi emersi. Su questo ci troviamo d'accordo, mi trovo d'accordo con l'amico Stefano Esposito e come tanti altri sul fatto che debbano esserci delle prese di posizione da parte delle istituzioni molto forti, ma soprattutto che ci debba essere poi un'applicazione delle regole, perché vede, noi viviamo in un paese molto sotto questo aspetto molto emotivo. Quando succede qualcosa si mette subito in circolazione una voglia di cambiamento piuttosto che una voglia di riforma. Cioè, lei dice che bisogna legiferare a mente fredda, questo è il punto. Sì, ma soprattutto bisogna fare in modo che quanto poi viene stabilito sia applicato nella realtà. Perché l'applicazione teorica la definizione teorica rispetto all'applicazione reale delle sanzioni poi è... Guardi, senatore Candiani, credo che adesso occorra farci raccontare nel dettaglio, sinteticamente, a Stefano Esposito che cosa prevederebbe il disegno di legge. Tuttavia, prima c'è una testimonianza, credo, importante, un'ascoltatrice da Bassano da Grappa. Antonia, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno, buongiorno. Sì, noi qui nel nostro piccolo, diciamo, su 39 abbiamo avuto 2 vittime e potevano essere 3 perché erano in compagnia 3. 2 medici e un'altra persona, e un medico ha deciso di restare in albergo a vedere la partita, non so, ha avuto qualche sensazione, qualcosa, comunque io mi ricordo benissimo quando sono arrivate le salme, le sono state esposte nella chiesa in centro a Bassano, guarda, mi viene ancora la pelle d'oca, mi viene, è sicuro che, non lo so, perché qui a Bassano siamo anche sportivi, sinceramente. Adesso abbiamo la squadra che potrebbe andare in Serie B, però è stata una cosa pazzesca, pazzesca, proprio un pugno nello stomaco ma chi si aspettava? Vedere queste due persone e due persone giovani, perché erano giovani. Guardi Antonio, alle sue parole aggiungo quelle di un altro testimone, Alessandro da Bologna, era allo stadio quella bruttissima notte, dentro lo stadio correvano voci confuse di ciò che stava accadendo, ero dalla parte opposta, ma quando ho visto la polizia a cavallo con i feriti trasportati con le transenne me ne sono andato e ho lasciato immediatamente lo stadio per provare a telefonare a casa, a dire come stavamo. Proviamo, se ci riusciamo, in 2 minuti con il senatore Esposito, Partito Democratico, che ha firmato assieme ad Altero Matteoli il disegno di legge contro la violenza negli stadi. Che cosa contiene? Almeno le 2 norme più importanti. Esposito, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Guardi, tra l'altro lei è un ex ultra, no? Insomma, un ex tifoso forte. Sì, c'ero anch'io 30 anni fa. C'era anche lei. Sedicenne, nella curva opposta, e impotenti, ma... Preferisco, ho smesso di andare allo stadio, quindi preferisco non ricordo, ma è bene. Ci racconti che cosa c'è nelle norme che vorreste approvare? Guardi, le 2 cose principali sono queste. La prima è che, siccome si parla sempre di inasprimento delle pene, e in maniera emotiva dico all'amico Candiani che ogni volta che succede qualcosa ci sono dichiarazioni roboanti, ma in Parlamento non è depositato un solo disegno di legge sul tema. Il nostro è il primo. Sull'argomento. Quindi un inasprimento delle pene molto molto duro,
perché bisogna smetterla di pensare che con Daspo risolviamo le questioni aperte su questo fronte. L'altro tema molto rilevante è provare a cacciare i gruppi organizzati dalle curve, che in realtà sono organizzati per fare affari e per condizionare le società, e chi vuole andare allo stadio in maniera organizzata si dovrà costituire in associazione, avere quindi nomi e cognomi di chi si assume la responsabilità, e per entrare allo stadio in maniera organizzata quelle associazioni devono essere... Scusi Esposito, ma se però poi uno entra come singolo e poi si riunisce dentro allo stadio non lo beccherò mai. Però. Guardi, il meccanismo noi l'abbiamo un po' mutuato dall'esperienza inglese e spagnole. Chi vuole entrare nello stadio deve essere autorizzato dalla società. Io sono l'associazione dei fighters, mi permetta di citare un gruppo organizzato, sono costituito un'associazione, presento il mio statuto alla società, la società mi destina un settore, pezzo dello stadio, un settore dello stadio, e qualunque cosa succeda diventa una responsabilità che non viene scaricata come oggi oggettivamente sulle società, ma viene scaricata soggettivamente da chi, da chi ha l'autorizzazione a stare in quel pezzo. Molto chiaro. Settore dello stadio. Esposito, mi permetta soltanto di lasciare un minuto a Crosetti, che insomma il calcio lo conosce bene anche gli stadi, di appunto di valutazione. Crosetti, se ci riesce in un minuto. Beh, sicuramente qualunque tentativo sarà meglio di questo stallo e di questa resa senza condizioni, sapendo però che come dire, la contraerea degli ultra alleati con alcuni club troverà o troverebbe il modo per eludere questo assalto, ma non per questo non bisogna provarci. Credo che sia un problema non soltanto normativo, ma naturalmente anche di comportamento, un problema culturale, è un problema che si può affrontare e risolvere cominciando veramente dai ragazzini delle scuole, esatto, da un modo diverso di intendere il nostro rapporto con lo sport, non soltanto a livello di normativa, che peraltro è carente e va cambiata. E questo è un tentativo che facciamo anche noi, diciamo, timidamente a Radio 1 con Zona Cesarini, soprattutto la sera, a parlare di calcio, ma anche di altri sport, e parleremo anche di Eisel, di quello che è successo 30 anni fa. Grazie davvero a Maurizio Crosetti, a Stefano Candiani, Lega Nord, Maurizio Crosetti, Repubblica, Stefano Candiani, Lega Nord, Stefano Esposito, Partito Democratico. Adesso c'è il giornale radio delle 10, poi la radio ne parla con Ilaria Sotis. Noi ci sentiamo in questo caso lunedì mattina c'è Radio Anch'io Sport, ma poi c'è un filo diretto, un Radio Anch'io speciale sulle elezioni regionali, ma la squadra di Radio Anch'io adesso: Alessandro Forlani, Nicola Ramadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, e in regia Cristian Manfredi. In console stamane Massimiliano Savino, Paolo Ranaldi, Alessandro Pazienza. Vi ringraziamo molto per l'ascolto, vi auguriamo un ottimo fine settimana. Come vi dicevo, noi ci risentiamo lunedì mattina alle 10 per lo speciale regionali.